Amici di FVG Sport Channel e tifosi di basket, benvenuti a DNB Channel, il nostro format televisivo, il nostro magazine dedicato alla divisione nazionale B. Iniziamo questa prima puntata della stagione 2013-2014 con gli allenatori di Treviso e Udine, De Longhi, Treviso Basket e GSA APU Udine, che si sono sfidati ieri e oggi sono qui a suonarsela di nuovo. Benvenuto a Goran Biedov. Grazie. Ciao Goran, fa molto piacere rivederti qui nei nostri studi di FVG Sport Channel e benvenuto anche a Andrea Paderni. Buongiorno a tutti. Tecnico che ieri ha perso in casa di Goran a Ponzano Veneto. Ne parleremo anche della vittoria della Friuladria Pordenone nel derby contro la Grafistudio Spilimbergo, ma noi siamo qui per parlare soprattutto di Treviso contro Udine. Era un derby, era una partita che qualche anno fa si vedeva in Serie A, però una cosa che mi fa molto piacere notare è che ieri sera si è visto uno spettacolo, soprattutto un pubblico, Goran, da Serie A. C'erano 1500 persone, forse anche qualcosa di più, al Pala Cicogna. TV, tu stesso hai detto hostess, mi sembrava di essere ai tempi della Serie A. Sembrava tutti di essere, di aver ritornato 2 anni indietro e di rivedere Serie A, perché sì, dicevi tu, in diretta TV, le nostre partite anche in promozione erano sempre in radio cronaca diretta. Anche ieri c'era Radio Cronaca, sì. C'era diretta TV che tutti potevano vedere, e comunque era palazzetto pieno con saloni VIP, con bar vari, con vari eventi collaterali, e veramente sembrava, almeno di casino, di essere tornato di Serie A con palazzetto più piccolo, però comunque pieno e abbastanza caldo. Mi pare che ne parlavamo già al telefono sabato sera in diretta per il pregame, pare di capire che comunque a Treviso sono sempre ben abituati, per cui alla fine anche giocando in promozione, l'anno scorso il pubblico era quello. Sì, giocando in promozione con la squadra juniore, domenica sera, fra 8:30 se non ricordo male, il palazzetto era sempre pieno, arrivavano 1500 persone, arrivavano gente che aveva fame di pallacanestro. E credo che ieri, al di là del risultato, chi ha vinto e chi ha perso, è stato un evento per il pallacanestro, un bel spot pubblicitario per il pallacanestro, perché rivedere di nuovo Udine e Treviso che si sfidano attualmente in Serie B, ma c'era davanti tanta gente, davanti uno o due pullman dei tifosi di Udine, era miglior pubblicità per il pallacanestro. Ne parleremo anche dopo, ma certamente su Web TV, almeno abbiamo i dati ufficiali del nostro impegno di FVG Sport Channel per la Web TV, si parla di oltre 3.000 contatti, per cui insomma, Andrea Paderni, tu avevi un centinaio di tifosi da Udine venuti dal Manforte alla GSA. Ci parli un po', prima di parlare della partita, di quella che era l'attesa, cioè l'anteprima, prima della partita, come vi siete avvicinati, quali le sensazioni, le emozioni che vi hanno mossi fino al Pala Cicogna? Ma noi abbiamo preparato la partita con grande serenità, cioè era sicuramente una partita sentita contro una squadra molto forte, in quella che sapevamo sarebbe stata una cornice importante, stimolante, quindi è una partita che dal punto di vista delle emozioni dei giocatori si prepara abbastanza da sola, cioè durante la settimana non è che ho avuto bisogno di caricarla di significati particolari, perché insomma era ovvio che eravamo tutti quanti molto concentrati su quello che volevamo fare per provare a vincere la partita, quindi è stata una settimana di avvicinamento molto serena. E poi la partita insomma purtroppo non è andata come speravamo noi. Prima guardiamo anche i risultati del girone B, che vedono Friuladria Pordenone contro Grafistudio Spilimbergo 6-8-5-5, Robur del Fides Varese Rimini 8-3-7-3, Lugo di Romagna Urania Milano 36-69, 36 non lo vedevo dai tempi di mini basket, per cui insomma è SDNB, Costa Volpino Castellanza 5-5-5-9, San Giorgese Lecco 5-2-6-7, come detto Treviso Udine 53-48 il finale, e Ozzino. Non è proprio così, non è così. È 59-52. Il sito dell'NP che fa gli scherzi. Il sito della Lega Nazionale Pallacanestro fa gli scherzi. Ozzinuovi Montichiari ha vinto Ozzinuovi per 69-67 dopo un tempo supplementare. Tiriamo le orecchie al sito dell'NP e anche al conduttore che si è fidato del sito dell'NP. Questo è da dire. Detto di tutti gli altri risultati, ovviamente chi ha vinto 2 punti in classifica, chi ha perso ne ha 0, parliamo di questa nel dettaglio, di Treviso Basket De Longhi contro GSA più Udine. 5-9-5-2. Ho letto un po' anche i commenti a caldo di chi ne sa più di me di basket, che dice la GSA, Andrea, ha perso, o comunque insomma, una delle ragioni più importanti è quei 6 punti segnati nel secondo quarto, solo 6, troppo pochi in una partita insomma dal punteggio basso? È ovvio che in una partita così basso punteggio
quando si va sotto di 7-8 punti diventa un gap insomma, importante che poi insomma, richiede diverse energie per essere colmato. Infatti prima parlando anche con Goran diciamo che quando loro erano a più 10, se fossero riusciti ad andare a più 13, che hanno avuto insomma, i palloni per farlo, forse avrebbero un po' chiuso la partita, cosa che invece in una partita magari a punteggio più alto, 13 punti, insomma, sono recuperabili più semplicemente, perché c'è sempre anche la componente psicologica. Sicuramente se noi andiamo a vedere siamo mancati nel secondo quarto, perché alla fine il primo è il terzo li abbiamo vinti, l'ultimo l'abbiamo perso di 3 punti, insomma nel terzo quarto abbiamo preso questo 17-6 mi sembra, che ci ha un po' forse condannato, però insomma dopo il tempo per recuperare c'era, siamo riusciti anche a tornare pari, anche se secondo me cambia molto tra tornare pari e invece tornare in vantaggio, e noi in vantaggio dopo non siamo più tornati, siamo solo tornati pari. Sicuramente insomma, guardando la partita, il secondo quarto è quello dove c'è stato il gap principale, però io adesso aspetto di rivederla la partita, anche nel secondo quarto, al di là dei 6 punti segnati, abbiamo sbagliato anche dei tiri buoni che potevamo segnare, quindi insomma non credo che sia solo lì il problema. Poi ovvio, se si guardano i numeri, quello lì è il quarto dove loro hanno fatto il break. Goran, in preparazione alla partita, anche per studiare un po' sia il weekend sia anche avere dei punti di riferimento per i commenti, io me l'ho visto, rivisto la partita del Basket Talk. Anche noi. Studiando quello, in realtà, partita completamente diversa era questa rispetto a quella del Basket Talk. Ma c'è un motivo particolare, una ragione particolare? Secondo me uno dei motivi è che se il Basket Talk si giocava a Udine, quella di ieri si giocava a Treviso. Basket Talk si giocava... Noi venivamo qui, mi sembra, 2 o 3 giocatori, non mi ricordo più, infortunati, Maestrello è parente. Non hai niente da perdere per campionato, giochi. Invece là, si è visto già ieri mattina, quando abbiamo fatto un po' di allenamento, di stretching più che altro, che i giocatori erano molto tesi, molto nervosi, nel senso che non vedevano l'ora di cominciare, di fare, erano troppo preoccupati di tutto. No? Poi, sfiga, se posso dire, vuole che giochi prima in casa, giochi davanti al palazzetto pieno e arriva Udine, una squadra forte, quindi ci sono tutti i presupposti di far male. Infatti, secondo me, il nostro problema principale ieri era, anche grazie alla difesa di Udine, ma abbiamo mancato completamente la lucidità di attacco. È giusto dire che nel momento in cui il 3 punti di Maestrello lì in quella circostanza nel finale effettivamente ha scavato il solco, però è giusto dire quello che ho notato io, che in precedenza era stato Gatto che vi ha tenuto in piedi. Ma Gatto, se non ricordo male, ha fatto anche quel, non posso dire adesso decisivo, perché mancavano 20 punti, però ha fatto l'ultimo secondo, nel secondo quarto ha fatto rimbalzo offensivo, tapping a due mani, pallavolismo, un muro, esatto. Il pallone peraltro perso le tue dunghi, no? Bisogna dire anche quello. Quello è uno dei momenti chiave, altro momento chiave forse nel secondo quarto, noi eravamo sotto di 21-14. Abbiamo cominciato a pressare, abbiamo cominciato a fare quello che ci provavamo sempre, di non pensare troppo alla partita, cosa fa uno, cosa fa altro, ma di lasciarsi andare, di correre, di non pensare a niente, proprio di giocarla come se fosse campetto, di pressare, di dare rimbalzi, di tirare, di sbagliare anche, però perché giocavamo sempre con contratti e era forse prima partita, era la decima nostra partita dal pre-campionato, era una partita in cui non riuscivamo proprio a lasciarsi andare, non riuscivamo a giocare sciolti. Tanto per mettere di due numeri, Ivan Gatto 13 punti e 15 rimbalzi. E quindi 15 alla rimbalzi, fine. Sì. Questi sono i numeri. Forse anche l'unica differenza, se si guardano i numeri, io l'ho visto ieri così a caldo, sono rimbalzi. Sì, perché sì. Se non sbagliamo, noi 20 su 58, Udine 20 su 60. Sì. Tiri liberi più o meno uguali, l'unica differenza è tiri liberi, voi avete tirato il doppio di noi. Come percentuale. Infatti mi avete un po' anticipato. Sì, è lì la differenza. Perché volevo proprio parlare di numeri, Andrea, e ripetiamo, 5-9-5-2 il finale. Però Treviso ha tirato 23 tiri liberi e Udine 12. È vero che loro ne ha segnati 16 e voi 9, la differenza sono esattamente 7 punti. Esatto. I numeri. Sì, sì, Dio. Poi alla fine noi
abbiamo fatto anche il fallo sistematico, sì, gli ultimi sì. 60 secondi, 50 secondi, perché in realtà, anzi, fino a 40 abbiamo provato a difendere, se ti ricordi. Sì, no? Cioè, sono gli ultimi 6 o 8 tiri liberi. Sì, gli ultimi 6 tiri liberi poi li abbiamo fatti di default, insomma, poi anche sul penultimo timeout mio, sulla rimessa, noi abbiamo segnato e quindi abbiamo fatto fallo. Se avessimo sbagliato, non avremmo forse. Insomma, anche se poi conta anche la differenza canestri, quindi penso che dopo voi avreste attaccato comunque. Cioè, non mi aspettavo. Cioè, ma voi state già ragionando in termini di differenza canestri, ma qua. Beh, insomma, io quando timeout loro ho detto non so quanti punti era la differenza, 7 dico io così. Ho detto mancavano 20, 18 secondi, se non sbaglio. Ho detto ai miei: A non è finita, B c'è anche ritorno. Però non è che non abbiamo attaccato, abbiamo attaccato 2 contro 0, abbiamo perso la palla da soli. Sì, certo, ma infatti era proprio ci io sulla torta nell'ultimo time out. Io posso confidarti, ho detto ai ragazzi: A non è finita e B c'è la differenza canestri, quindi se portiamo perdere di 7 invece che di 11 o di 5 invece che di 9. Quello che è, poi in realtà dopo abbiamo sbagliato il tiro e dopo c'è stato il contropiede e Ivan è scivolata la palla. Io non 2 contro 0, non riuscivamo a fare neanche 2 contro 0 ieri, però è scivolata la palla dalle mani di Ivan. Sì. Oh, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Qua siamo già concentrati sulla differenza canestri, fantastico. Terzo quarto, Goran, tu anche per motivi di falli, hai spiegato dopo, hai deciso di abbassare il quintetto. Senza lunghi di ruolo, c'era solo Cortesi che insomma faceva da riferimento sotto canestro. Lì la partita è girata probabilmente perché Udine, che tu insistevi con Bellina e con Minussi in campo anche, no? Lì i mismatch erano complicati. Non volevo andargli dietro, cioè, ho detto, insomma, si prende dei rischi e dei vantaggi, io mi piglio gli opposti, insomma, vediamo chi c'ha ragione. E forse lì la partita della GCA non è girata, anche se poi hai recuperato e sei arrivato a pari alla fine, ma lì era da sfruttare meglio forse. Beh, però insomma siamo riusciti a dare la palla vicino a canestro, insomma, cioè lì l'abbiamo rimessa in piedi oggettivamente. Però insomma la domanda l'avevi fatta a lui. Sì, l'avevo fatta a lui perché dico, Goran, senza i tuoi lunghi, e voglio dire, Raminelli e Gatto sono lunghi che giocherebbero anche a livello superiore, senza i tuoi lunghi hai comunque una rotazione di giocatori tale che ti può permettere di giocare in questo modo. Sì, noi abbiamo giocato tanti giocatori alla Monini, mettiamo così, come piccità, che sono polivalenti, che puoi usare come mezzo lunghi, puoi usare come esterni, tipo Cortesi, Maestrello, Rossetto, e quindi comunque abbiamo due playmaker che sono molto alti per tutte le categorie, perché trovare playmaker di 1,90, 2,3, non in serie anche fa fatica, quindi poi permetti di mettere una squadra senza lunghi, però comunque come centimetri diventa sempre lunga, alta, e poi fai altamente tarci, cambi, non cambi, cioè sono tutte cose da vedere. E poi noi abbiamo possibilità di attaccare vicino al canestro, forse abbiamo attaccato più ieri vicino al canestro con i nostri piccoli che con i nostri lunghi, avendo Parente anche a mezzo servizio, però comunque un giocatore che sa giocare a spalla al canestro e anche bene. Cortesi è uno che potrebbe giocare anche di più spalla e canestro, per cui Cazzolato è uno alto che potrebbe giocare, è giocato anche abbastanza, anche a Filo di Doc ha giocato abbastanza, cioè, contro Piazza, contro Piano. Filo di Doc ci ha fatto parecchio male. Noi, non avendo lunghi, cerchiamo di sfruttare comunque il gioco vicino a canestro con i nostri piccoli. Le condizioni di Parente? Hai detto mezzo servizio? Ma Parente ha fatto primo mezzo allenamento giovedì, no, venerdì. Quindi uno, più da partita. Più sabato ha fatto un altro mezzo allenamento, però un giocatore che era prima del frigo di Doc era fuori, quindi 3 settimane e mezzo non si allenava. Non si allenava, quindi fisicamente era a pezzi già domenica mattina, però aveva nello stesso momento tanta voglia di giocare, tanta voglia di fare, mi ha chiesto no, se serve io faccio 2 o 3 minuti, voglio giocare, voglio finalmente giocare. Quello era, e poi comunque è un giocatore che con sua esperienza ti dà tranquillità, fa 2 passaggi nel momento giusto, non sbaglia una mossa difensiva o offensiva, nel momento giusto e alla fine ti fa vincere la partita. Andrea, a inizio di ogni quarto soprattutto il diktat pareva fosse quello di sotto la palla a Zacchetti o a Bellina, è proprio una volontà precisa o era solo dinamica di gioco? Sì, no, ma la partita di ieri era una volontà precisa, insomma. Poi a me comunque piace parecchio, insomma, come idea della pallacanestro di dare la palla ai lunghi vicino al canestro, e poi ovviamente dipende anche dal materiale umano che uno ha a disposizione. Secondo me noi come lunghi siamo molto forti perché abbiamo sia forza fisica, sia mani molto buone, sia per tirare che per passare, e quindi insomma cercavamo di mettere la palla lì. Poi Joe aveva anche avuto dei problemi di falli nel primo tempo e quindi insomma volevo che rientrasse subito nella partita da protagonista, e quindi insomma abbiamo cercato di dargli la palla.
poi di più a Federico. Comunque, insomma, credo che, insomma, avendo questi giocatori a disposizione, insomma, sia una scelta abbastanza logica. Magari non ha inciso molto nel finale, però a me è piaciuto molto Minussi. Si è confermato classico giocatore, sempre al posto giusto, al momento giusto. Lo diceva anche Icio Zuppi in telecronaca. Insomma. Beh, Riccardo è sicuramente un giocatore molto intelligente, è anche un ragazzo molto intelligente. Ed è un giocatore che ha la qualità, che comunque ha, aggiunge molta quantità, perché comunque lui ha le braccia molto lunghe, prende dei rimbalzi che sembrano ormai persi, difende in maniera fisica ma anche intelligente, poi è bravo anche a cambiare. Insomma, noi ieri sui pick and roll abbiamo, insomma, fatto questa scelta e, insomma, non abbiamo pagato granché, insomma, cioè non siamo riusciti a non concedervi dei vantaggi immediati, insomma, come poteva essere. Percentuale tiro da tre punti invece? 3 su 13 mi sembra, 3 su 14. Per due. 6 su 26 abbiamo provato a spaccare i ferri del Palacicogno, li avevo visti un po' duri, adesso vedrai che sono... Sì. Beh, c'è da dire che comunque ieri si sono viste, penso, due ottime difese, cioè due difese fisiche, due difese organizzate, cioè di qua e di là ci sono due super tiratori come Gatto e Bellina, e cioè, alla fine per tirare dovevano togliersi l'uomo dai pantaloncini, perché insomma sempre lì, quindi le percentuali di tiro secondo me dipendono dalla tensione, come giustamente ha detto Goran, perché insomma era l'esordio per loro, per noi. Anche per noi andare fuori casa a Treviso di fronte a mille rotte persone, ovviamente, se a loro metteva pressione, anche a noi, insomma, un minimo. Quindi penso che sia stato anche merito della fisica, perché tiri aperti, sbagliati, se ne sono visti pochi. No, c'è da dire che anche noi eravamo fuori casa, cioè noi neutro, non ci veniamo là. Quindi, quindi giocate solo le partite? Giochiamo solo là, facciamo un allenamento settimana là, per cui non è, anche per noi era una cosa nuova. Feli pensa che li abbiamo provato anche a aggiustare, a renderli più morbidi, però si vede che non siamo riusciti. Però anche se si guardano i risultati di tutta la prima giornata, vedi che non sono squadre ancora rodate, non ci sono ancora automatismi, sono sempre a 60 punti. Sì, non andiamo a vedere il risultato di Lugo, che ha segnato 16 punti, però voglio dire, se anche Montichiari, Orzinuoli, che era un altro derby con supplementare, hanno fatto 69. Non è semplice all'inizio. All'inizio a giocare, poi noi in precampionato credo non abbiamo mai preso più di 60 punti comunque, quindi puntiamo molto sulla difesa. Puntava anche la GSA sul non prenderne più di 60, infatti è riuscito. Assolutamente, solo che cioè, sinceramente non mi era mai capitato di perdere una partita subito meno di 60 punti, però sì, non ho neanche questa lunga storia alle spalle, insomma adesso mi è successo, insomma, spero che non mi succeda più. Tutta esperienza, la prossima volta. Esatto. Cosa fare. Goran, ho notato anche una cosa, avevi contro Munini, c'era una situazione della difesa della DeLonghi Treviso in cui eravate molto preoccupati di Munini, siete stati molto bravi a tenerlo sempre abbastanza lontano dal fronte del gioco. No? Sai, Munini, essendo un giocatore duttile, come diceva Andrea il ragazzo, è un giocatore molto intelligente, che riesce a vedere benissimo la situazione in campo nel momento in cui lui ha vantaggio fisico o tecnico rispetto al suo avversario, se sei morto. Noi abbiamo anche fortuna di avere Cortesi e Maestrello, che sono più o meno due, anche Rossetto, più o meno giocatori che equivalgono a lui come fisicità. C'è. E quindi riuscivamo sempre anche a friuli d'occa con tenerlo bene. Poi se fa due o tre assist in più, se fa due o tre robe in più, però mi sembra che anche a friuli d'occa ha fatto 4 punti, una roba del genere. C'è. È uno dei giocatori per me più importanti del GSA. Tanto Andrea a Paderni promette che non se lo scriverà nei suoi appunti, ma il tiro finale di Maestrello gliel'avevi chiesto oppure è una cosa? No, è riuscito. No, è uscita fuori così. Era una situazione che noi, cioè, finale dell'azione, era una situazione che noi alleniamo, e quindi in un allenamento ho già fatto tiri del genere. Però Andrea diceva ieri, loro facevano parecchi cambi, ci lasciavano vantaggio sia sotto che sopra. Noi ci siamo anche, devo dire, allenati in settimana proprio contro quello, perché sapevamo che poteva essere una delle scelte difensive di Udine. Però mancando lucidità viene tutto più difficile, quindi non siamo riusciti a fare. Comunque il tiro di Maestrello non era organizzato per finire così. E quando si dice, insomma, le partite sono decise da episodi, alla fine, beh, bravo Maestrello, però, insomma, perché ha la sensibilità e anche il talento per mettere quel tipo di... E poi eravamo in difficoltà, non segnavamo 2 o 3 minuti,
Udine ha fatto parziale, adesso sì. 6-7-0 mi sembra. Sì. Andrea, ci fosse stato anche Zacchetti in campo e non fosse uscito per 5 falli, mi pare a 4-5 minuti alla fine? No, un po' di meno. Cambiava oppure? No, alla fine noi siamo una squadra, sono tutti quanti importanti, poi alla fine siamo arrivati... tra l'altro poi alla fine sulla sua uscita abbiamo giocato proprio con Munini da 4, perché a quel punto insomma lui che era stato tenuto abbastanza fuori dalla partita, insomma dalla difesa di Treviso, quindi era anche una cosa che avevamo in testa di fare, magari di finire con un lungo solo e Claudio da 4, quindi insomma poi è ovvio che insomma, cioè, dispiace quando un giocatore esce per 5 falli, però insomma non è lì insomma la partita secondo me. Prima di una pausa che facciamo, passo pubblicitaria, domanda secca per entrambi. Goran, la partita l'avevi immaginata esattamente così oppure no? Sì, più o meno così, sapevo che per noi sarebbe stata difficile, al di là di Udine che poteva giocare meglio o peggio, però già a lottare contro noi stessi, infatti dicevo ai giocatori che è stato un vero e proprio parto e alla fine abbiamo partorito, ripeto, al di là di ambiente diverso, al di là di prima partita in casa, quindi tutte le emozioni, pubblico, evento che abbiamo già parlato, viene anche Udine, quindi non viene, cioè viene squadra forte e quindi hai tutti i presupposti di far male, di non lasciarsi andare, per cui mi immaginavo così. Domanda per Andrea invece, hai il tuo principale, se ne esiste uno, rammarico sul risultato finale qual è? Di aver segnato solo 52 punti, perché sicuramente... La difesa è la cosa più importante secondo me nella pallacanestro. Infatti ai ragazzi prima della partita ho detto in attacco giochiamo sereni, liberi di testa, sbagliate quanto volete che non è un problema, dietro però non dobbiamo sbagliare mai, cioè davanti si può, cerchiamo di non sbagliare le scelte perché quello poi mette in difficoltà anche la difesa, però nel momento in cui facciamo le scelte, prendiamo i tiri dentro i nostri giochi, non state a contarvi gli errori, che non è un problema, però dietro non dobbiamo sbagliare mai e lì non bisogna abbassare mai la mentalità e l'agonismo. Il rammarico è che insomma dietro siamo stati continui, abbiamo fatto penso 4-5 errori in tutta la partita dove regolarmente siamo stati puniti, ma questa è la cosa bella di giocare contro le squadre molto forti. Invece in attacco ci è mancato poi anche il canestro magari che ci accendesse, non so se Piani mette quella bomba da 8 metri allo scadere del terzo quarto, poi magari la nostra partita anche di testa cambia e segniamo 2-3 tiri difficili, se no non c'è successo. E lì ho pensato, questo è un tiro che Piani ha, per cui... Sì, ma doveva prenderlo, non è che non era una novità che lo prendesse. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo subito dopo perché dobbiamo andare a vedere cosa è successo anche sugli altri campi e dare un'occhiata anche al prossimo turno. Fermi lì. Di nuovo a FVG Sport Channel per parlare di Divisione Nazionale B, Girone B, sono con Goran Biedov e Andrea Paderni, gli allenatori di De Longhi Treviso e GSA APU Udine. Parliamo ancora, chiudiamo il discorso relativo alla partita vinta da Treviso per 5-9-5-2 sulla GSA facendo un po' di autoreferenzialismo, perché mi piace, vogliamo fare così. Vogliamo iniziare con il dato sulla web TV. Abbiamo detto, ne abbiamo parlato prima, ma ve lo ripeto, oltre 3.000 contatti sulla web TV di FVG Sport Channel, senza contare tutti quelli che hanno visto la partita in televisione su Digitale Terrestre, quindi su FVG Sport Channel, ma anche su Free. Insomma, c'erano 1.500 persone al palazzetto, questi 3.000 erotti su web TV, quelli che erano in televisione mi sembra ancora di più. Erano ancora di più, mi sembra che come primo esperimento, come prima partita, se il buongiorno si vede al mattino, questo campionato sarà eccezionale. Coach. Adesso giocheremo ogni settimana noi con Treviso e proviamo ogni volta a battere il record. Io ci sto. E soprattutto faccio un grande saluto e un grande ringraziamento anche a tutti coloro che ci hanno guardato da Treviso, perché chiaramente al Palace di Cogne non ci stava più nessuno e alla fine hanno dovuto, insomma, vedere la partita in TV. C'era gente anche dalla Croazia. C'è gente anche di Croazia che mi mandava messaggi durante la partita e poi li ho visto dopo che guardava su streaming, seguiva, quindi... FVG anche in Croazia. Per forza. Tratto anche dall'Argentina, secondo me, la sorella di Mattias Principe, che ormai è una nostra affezionata. Sì, il papà, anche il fratello, l'avevano seguito. Allora, diamo un'occhiata anche agli altri risultati. Pordenone Spininbergo 6-8-5-5, Varese Rimini 8-3-7-3, l'abbiamo detto prima, Lugo Milano 3-6-6-9, Costa Volpino Castellanza 5-5-5-9, San Giuseppe Lecco 5-2-6-7, Ozinovi Montichiari 6-9-6-7 dopo un supplementare. Goran, di questi risultati ce n'è uno che ti stupisce più degli altri?
Non tanto, forse Costa Volpino che ha perso comunque in casa, per il resto non so cosa sia successo con Milano e che comunque 39 a 69 è un bel divario subito, però sai, all'inizio del campionato tante squadre non sono ancora pronte, non si capiscono ancora bene i valori del campo. Aspettavo tanto di vedere Montichiari o Zinnovi che sulla carta sono altre due favorite per vincere il campionato e noi giochiamo prossimo a Montichiari, quindi adesso devo anche vedere la partita per capire un po' i valori, i migliori valori della squadra. Coach, un risultato che non ti aspettavo tutti? Beh sì, Costa Volpino che ha perso in casa, magari era sicuramente una partita equilibrata, però insomma un risultato che ci sta. E che a Costa Volpino hai tolto playmaker, quindi loro... Esatto, no, infatti è il risultato che ho saputo subito, perché poi saliti in pullman c'era Andrea che parlava con qualche suo ex compagno di squadra, ma... No, cioè tutto abbastanza regolare direi, anche come dicevo giustamente prima Goran, i punteggi bassi, cioè come vedi non c'è nessuno che ha segnato 80-90 punti, anche chi ha vinto di 30 alla fine ne ha segnati 69, insomma, cioè quello è abbastanza comune per tutti, insomma, in attacco tutte le squadre dovranno migliorare, insomma, gli spazi, la conoscenza, poi parliamo anche comunque di tante squadre che hanno cambiato tanti giocatori, sì, no? C'è anche Orzinovi, Montichiari, sì, cioè... Noi abbiamo 10 giocatori nuovi che non hanno mai giocato insieme, per cui... Sì, io ieri ne avevo 7, cioè... Sì, 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 insomma, sì. Nella speranza che possiamo continuare a chiamare questo sport palla canestro, dentro il canestro... Palla a canestro, io credo che si chiama palla canestro apposta. Speriamo che di migliorare. Sentiamo anche le interviste che abbiamo realizzato con Simone Pizzioli al Forum di Pordenone, a Coach Ciocca e a Coach Granchi, gli allenatori di Pordenone e Spilimbergo, poi torniamo per parlare del prossimo turno. Eccoci qui con Cesare Ciocca, complimenti Cesare per la vittoria 68 a 55 dopo una gara, come detto, piacevole da commentare, sicuramente più piacevole per i colori pordenonesi, con Spilimbergo comunque con due assenze importanti, ma parliamo della tua squadra. Cosa ti è piaciuto e cosa c'è da migliorare? No, parliamo di Spilimbergo, è giusto dire che abbiamo vinto, direi sempre controllando la partita dal primo all'ultimo minuto, tolto un paio di defiance, però c'è da sottolineare il fatto che Spilimbergo mancava un giocatore di alto livello per la squadra di Spilimbergo che è Jovancic e anche l'altro Gaspardo che è un giocatore importante. Mi è piaciuto il fatto, la difesa su pick and roll, su Magini, che è stata un po' la chiave di volta dell'incontro, c'è da migliorare il fatto che chiaramente è la prima giornata, diamo a volte, abbiamo delle pause, però bravo anche Granchi a confondere le idee con negandoci il pick and roll con i playmaker, facendo spesso delle difese zonate e quindi abbiamo fatto anche fatica a volte, però direi che abbiamo fatto anche delle buone cose e sono un buon inizio e quindi era fondamentale vincere e vincere un derby. Quindi l'abbiamo fatto anche secondo me giocando una buona pallacanestro, però io sono un po' anche incontentabile, c'è tantissimo da fare, dobbiamo chiuderci in palestra perché sarà un campionato veramente molto molto complesso. Cesare, ti farei altre domande ma i tempi tecnici della trasmissione me lo impediscono, sicuramente ci sarà occasione durante le altre partite, grazie, complimenti per la vittoria. Grazie. Vediamo se riusciamo ad avere coach Granchi qui con noi. Eccoci qui, grazie Luca per la disponibilità e per l'attesa, farti complimenti sembra retorica ma non lo è, nel senso che avete a mio avviso fatto una buonissima gara nonostante le assenze che non vogliono essere degli alibi ma comunque un'ottima gara, forse proprio queste assenze qua hanno pesato, nel senso che per esempio David Gaspardo è arrivato a fine partita veramente, veramente stanco. Qual è la tua analisi della gara? No, quella bene o male quella che hai pensato e detto te, cioè io sono ora abbastanza sereno, ovviamente così a caldo mi viene da dire subito che quel break che abbiamo subito a cavallo, appena siamo rientrati nel terzo quarto, quindi a cavallo fine secondo, inizio terzo, è stato decisivo ovviamente per il risultato. La nota lieta è che nonostante quel passaggio a vuoto non abbiamo sbraccato e siamo riusciti, insomma, alla fine con questa banda di ragazzini non è che è un, come hai detto te, un alibi, però è un dato di fatto, noi bisogna giocare con questi, vi ho detto bravi alla fine, ovviamente bisogna pulire un po' tutti i secondi tiri che abbiamo concesso e quello non è un discorso tecnico perché lì bisogna far tagliare fuori e lì cioè, vabbè,
abbiamo buttato via troppi palloni in modo gratuito, e se poi vai a vedere alla fine secondo me saranno quelli che pesano poi soprattutto su quel break. Poi siamo stati bravi a restare aggrappati lì, abbiamo perso di 13, l'obiettivo era tenerli sotto i 70, ne hanno fatti 68, ne abbiamo fatti 55, quindi bravi, complimenti a loro, e speriamo alla prossima di essere un po' più pronti noi, facendo tesoro delle scemate, degli svarioni che abbiamo avuto questa gara, degli errori di gioventù, che poi alla fine per dire che Mareschi è stato molto bene in campo, un ragazzino che giocava. L'ho detto durante la telecronaca, infatti. È stato molto bene in campo. D'Andrea è andato un po' a sprazzi, però un ragazzino del 96, Mareschi del 95, gente che non è assolutamente, non è fatto d'età, ma proprio erano praticamente le debuttanti, hanno giocato minuti importanti e gli devo fare complimenti. Poi tutti ci hanno messo l'anima, Magini, Bagnarotti. Guarda, Magini tu non lo scopri perché lo hai allenato in passato. Io l'avevo visto durante il precampionato, ma stasera mi ha dato veramente dimostrazione di una solidità e di una capacità di lettura al di sopra del comune. Quello che mi ha stupito, e come dicevi te, è Fabio Mareschi, cioè un ragazzo pescato dal nulla, pescato da una serie D, al quale hai dato fiducia alla prima giornata in un derby. Quindi al di là della sconfitta, non per edulcorare nulla, perché non è, certo. Però insomma penso che ci sia da esserne soddisfatti. Sì, sì, tra parentesi, sto parlando di due infortunati, ma a panchina c'era Passudetti che ha fatto 3 allenamenti perché lui si era strappato durante la preparazione, che è un altro 96 che sicuramente durante il campionato avrà minuti anche importanti. Senti Luca, prossimo impegno casalingo alla favorita contro la San Giorgese? San Giorgese, ecco, viene da un'annata strepitosa, hanno rivisto un po' il roster, però è una squadra buona. È una squadra buona, ora comincerò a pensarci da lunedì, ora mi ero concentrato sinceramente su questa gara. È una società che in questi ultimi anni ha lavorato molto bene, conosco molto bene l'allenatore, che tra parentesi è diversi anni che è lì, anche loro hanno lavorato bene con i loro giovani, hanno sempre tutti gli anni lanciato qualcuno, poi dentro hanno sempre qualche giocatore di qualità. Ovviamente comunque siamo in casa e ci proviamo, una per volta. Una partita, cioè una settimana in più per pensarci. Luca, grazie della disponibilità, in bocca al lupo per il campionato. Di nuovo in studio a DNB Channel, il nostro magazine televisivo con cui parleremo di questo campionato meraviglioso. Seguiremo Udine, Spilimbergo, Pordenone e Treviso passo passo, settimana dopo settimana, fino al termine della stagione, in cui ci auguriamo che una di queste formazioni possa festeggiare adeguatamente, non diciamo quale per evitare ulteriori problemi. Con Goran Biedov e Andrea Paderni diamo un'occhiata al prossimo turno, che vede oltre a Rimini Lugo, Milano Varese, Lecco Costa Volpino, Castellanza Olzinuovi e Spilimbergo San Giorgese, le partite che vedono AP Udine contro PN Pordenone al Palasport Benedetti, e la De Longhi Treviso sarà a Montichiari, come diceva prima Goran Biedov. Partiamo da Treviso. Treviso-Montichiari, che partita sarà? Montichiari-Treviso, che partita sarà, Gola? È un'altra partita dura, noi iniziamo subito con botte, così dopo abbiamo fatto tutte favorite. Sarà dura, Montichiari è un'altra favorita, squadra esperta, squadra anche loro molto, molto grossa fisicamente, che ha giocatori importanti. Ieri ha perso contro un'altra squadra favorita, Olzinuovi, però quindi sicuramente faranno tutto di vincere in casa. Noi, ripeto, spero che battesimo l'abbiamo fatto ieri, che riusciamo a giocare sciolti, sapendo che sarà molto dura, che sarà molto impegnativa vincere. Un giocatore chiave secondo te di Montichiari, su cui puntare qualche attenzione in più? Sono 3-4 giocatori importanti, Perego potrebbe uno dei quelli, Conti che giocava l'anno scorso a Trento, un altro, però sai, ogni partita è storia in sé, per cui sono parecchi giocatori esperti che possono metterci in difficoltà. C'è anche questo Perego che insomma... Sì, che è un altro giocatore che fa la differenza. Andrea, invece un altro derby al Palasport Benedetti contro la Friuladria Pordenone, insomma, mi pare di capire che battesimo, un ulteriore battesimo, un secondo battesimo dopo Treviso. Sì, beh, insomma, sicuramente non è una sfida banale anche per insomma, il pregresso, no? Dell'anno scorso. Noi abbiamo cambiato tantissimi giocatori, però insomma è rimasto l'allenatore, loro hanno cambiato
diversi giocatori, hanno cambiato anche l'allenatore, quindi sono due squadre diverse, due squadre nuove che hanno un'avventura nuova, però comunque è una partita sentita e appunto la forte rivalità dell'anno scorso insomma è ovviamente ancora viva e noi dobbiamo vincere perché comunque dobbiamo insomma, sbloccare la classifica, perché insomma, in questo momento siamo a zero in classifica e quindi insomma. Io e vedo che è anche lunghissimo il campionato, perché prima di arrivare alle partite decisive. Sì, siamo tutti d'accordo, però la verità è che noi siamo a zero, loro arrivano a due punti e noi ne abbiamo zero. Quindi siamo tanta fame. Ho capito perché il presidente Pedone ti chiama il cannibale a questo con questa battuta. Vi ricordo anche che FVG Sport Channel seguirà in diretta Graffi Studio Spinimbergo contro San Giorgese. Si gioca sabato 12 ottobre. E sarà ovviamente in diretta anche il derby GSA Udine contro Friuladria Pordenone, si gioca domenica al Palasport Benedetti, sempre in diretta, sempre su FVG Sport Channel, sia su Web TV sia su Digitale Terrestre. Diciamo che io starei per ore qui a parlare con i miei ospiti di pallacanestro, anche perché ce ne sarebbe da insomma, discutere, no? Anche altri campionati, insomma la DNC, la C regionale, ma per questi campionati c'è la nostra trasmissione Mega Intersport a Canestro in onda giovedì sera in prima serata, per cui vi rimando a quell'appuntamento. Faccio un grosso un ringraziamento innanzitutto e un in bocca al lupo a Goran Biedov, coach dell'Onghi Treviso, idem grazie in bocca al lupo a Andrea Paderni, il tecnico della APU GSA Udine, tanto ci rivediamo insomma nel corso della stagione, avete modo di conoscerli ancora più a fondo e noi con DNB Channel per oggi ci salutiamo, ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti!